Abbiamo concepito questo spazio come tre corpi di fabbrica, tre edifici attorno a questa grande galleria. La galleria è un po' il centro di tutto il progetto, dà accesso ai diversi uffici e fa sì che questo ambiente in inverno sia protetto dalla pioggia, dalle intemperie, e in estate ventilato, perché tutti i lati opposti sono apribili, per cui ci sarà una ventilazione naturale. Gli uffici poi si aprono sulle due parti e hanno ognuno dei sistemi particolari di regolazione. L'edificio nasce con un sistema impiantistico avanzato, basato su delle sonde geotermiche, cioè dei pozzi che scambiano il calore con il terreno, in inverno prelevano il calore dal terreno, in estate viceversa cedono calore e recuperano fresco, pozzi che scendono fino a 100 metri circa, e tutto è gestito da due pompe di calore, una delle macchine oggi più efficienti come rapporto di energia impiegata e produzione di caldo e di freddo. Oltre a questa strategia c'è naturalmente la concezione generale, l'isolamento accentuato di tutte le pareti opache, la proporzione tra vetro e parete opaca, che fa sì che questo edificio è adatto a un clima come quello di Lucca, un clima mediterraneo. Ci sono anche degli elementi innovativi particolari, che sono delle finestre che consentono una variazione delle prestazioni della finestra stessa nelle varie stagioni, affidando alle persone che abitano questi ambienti la possibilità di regolare il proprio clima, diminuendo i consumi energetici e facendo sì che ognuno sia un po' l'artefice del proprio comfort. L'edificio si pone nella classe A, praticamente al vertice dell'efficienza energetica, ma la cosa importante è il comfort che questo può dare. Noi non vogliamo edifici che passino da un sistema invernale a un sistema estivo, ma edifici dove lo spazio intermedio, lo spazio nel quale l'edificio è in rapporto con l'esterno, siano più ampi possibili. Per questo il riscaldamento è di tipo radiante, distribuito al soffitto, però anche da questo soffitto in estate noi preleviamo calore per abbassare la temperatura e dare comfort. Questo prato copre una parte del polo, i laboratori, e al centro verrà un olivo, un grande olivo, simbolo del Mediterraneo, simbolo di pace. Parlare di architettura mediterranea porta naturalmente a pensare alla tradizione, al passato, e questo è sicuramente vero, però noi siamo una società in evoluzione, per cui anche questo edificio vuole essere espressione di questi concetti mediterranei. Questa filosofia è frutto di una ricerca che la Regione Toscana ha promosso con l'Università di Firenze, la Scuola Sant'Anna di Pisa e altre strutture di ricerca e diverse aziende del contesto toscano, e ha portato allo sviluppo di un criterio di valutazione degli edifici, di un criterio costruttivo, linee guida adatte alla sostenibilità per la nostra regione e più in generale nell'ambito del Mediterraneo. Crediamo di poter dare il nostro aiuto, la nostra esperienza, specialmente ai paesi della fascia sud del Mediterraneo, dove c'è ancora una grandissima esigenza di sviluppo edilizio, mentre noi oramai siamo a conservare il territorio perché abbiamo soddisfatto i bisogni primari. Là parliamo di 20-40 milioni di alloggi necessari nei prossimi 10 anni, una sfida importantissima che quei paesi possono affrontare e risolvere anche con il nostro aiuto.